prima Matteo, gli altri siamo venuti qua non per vedere chi chiese il gol per finire in fine a volta fa, ma siamo venuti qua per vedere se riusciamo a far iscrivere questa squadra in niente. Ripeto, siamo venuti qua non per guardare chi che ha fatto gli errori prima, a chi che aspettava di risolvere il problema, ma solamente per avere una squadra da lunedì. Non ci interessa neanche in quale categoria ben venga il CND a questo punto, però non interessa. Che siete i punti che si è impegnati imprescindibili. Numero uno, che non vogliamo che la società rimanga a Golman, perché se no con gli altri è sempre la stessa pasta di Poletti. Quindi da lunedì la società nuova nasca rispettando quello che è stato la tradizione di questi 22 anni di fusione. E il nostro sogno è e resterà sempre che la squadra si richiami Venezia Mestre. I colori da essere quelli che rappresenta le due realtà, e se è una cosa sorprendente se batteremo. E una cosa che vorrei dire in un po' in contrapposizione con Leandro, che mi dispiace dirlo, cioè non sarei al momento di dirlo, però è l'unico momento che dopo trovo qua tante persone che sfortunatamente a domenica non vedo mai in trasferta. E mi penso mi dispiace. E questo si sta una ferita secondo me molto, molto grande e spero che se riuscire a fare un centro coordinamento attivo come che secondo me non è più dal 90, se riuscirà a avere finalmente anche persone più anziane che non fa in trasferta, ma che hanno un centro coordinamento cerca di organizzarla in trasferta, mentre ormai c'è l'abitudine che la trasferta si trova dei fiori, gli altri stiamo a casa, andiamo solo quando e secondo me questa c'è stata una cosa che influisce molto sulla disaffezione che invece sta sul fatto di riuscire a portare i tifosi fuori dalle sede, perché se invece di essere in 30, in 40, possiamo stare in 200-300, secondo me, non dico i 5.000 di Pisa, 200-300, secondo me avrebbe un altro peso anche a livello mediatico, come che si dice boh, è a provincia, è comune, a regione, se resta una cosa molto più. Sul discorso del documento, noi altri non riuscimo a firmare il documento insieme agli altri gruppi di Acurva, quindi siamo già ritondo, siamo venuti qua perché mega vendita e come centro coordinamento mega vendita e abbiamo accettato l'invito, se l'avessimo organizzato noi non avremmo invitato gli altri. E a qualsiasi tavola rotonda che viene fatta, se ci viene dato l'invito, vediamo se dobbiamo organizzarla noi, con loro non ci sediamo al tavolo, perché secondo me influiva alla distruzione della tifoseria e anche un po' fino a un mese fa, quando ti portavi in palma dei Coletti, e secondo me un po' che influiva anche la distruzione.